Un'unica sala, quindi ben ritrovata la vita pubblica e soprattutto ben ritrovata la cultura. Procediamo con due menzioni speciali. Allora, menzione dal titolo Com'è di vestita, l'autrice è Ilaria Di Roberto di Cori, di Latina, che non sarà presente questa sera, ma diamo lettura al testo, e lì San Lorenzo. Com'è rivestita? Rispondi, com'è rivestita? Oh, signor avvocato, questo è sufficiente per osservare un reato? Un lover e un jeans, se la memoria non mente, era luna di notte e non c'era gente. Nessuna prova o testimone del fatto, poco più avanti c'era solo un gatto, la strada era buia, il lampione era rotto. Non ho visto nulla. E in casa mia si è introdotto. Com'è rivestita? Illustrissimo signore, se per lei questo è un movente, per me è un disonore. Può garantirmi che senza questo abbigliamento non sarebbe mai iniziato questo mio tormento? Se lei me lo conferma, io sono più sicura, perché mi creda. Non ho mai provato tanta paura. Si è accanito sul mio corpo, sul mio volto, ormai rame, segnato dalle botte, da una mano infame. Lei mi domanda ancora, tuttavia, te lo assicuro, non l'ho mai visto prima di allora. Nessuna storia, nessun precedente, nessuna malizia o vestito indecente. Si è accanito con vigore sui miei pugni chiusi. Mi ha sbattuto contro il muro, avevo gli occhi socchiusi. Nessuna persona è intervenuta e mi ha aiutato. La prego, non mi chieda se mi è piaciuto. Com'è rivestito? Il dolore è stato tanto, non riuscivo a guardarlo, sono scoppiata in un pianto. Ho cercato di scappare senza alcuna riuscita, ma in fondo a lei che importa? È soltanto la mia vita. È impresa assai difficile definire la paura, quella linea sottile tra la vita e la tortura. Mi ha sbattuta contro il muro senza alcun tentennamento. Ho implorato Dio in vano di salvarmi da quel tormento. Com'è rivestita? Mi perdoni, signore, ma le sembra ancora il caso di mitigare il mio dolore? Se non è sufficiente, io gliela dico tutta. Mi ha buttato sul letto. La mia anima era distrutta. Sempre con le mani, la bocca mi tappava. Volevo gridare aiuto, ma stai zitta! Mi urlava. Fu in quel momento che col suo pugno chiuso mi colpì in un occhio. E del suo corpo, e del mio corpo, fece abuso. E com'è vestita? Lei insiste ancora, anziché proteggermi, mette in dubbio la mia parola. Nel giro di poco me lo sono trovata addosso, mi ha afferrata per le gambe, poi in faccia mi ha percosso. Fu proprio in quel momento in cui abbassò i pantaloni che io smisi di pregare e annullai le mie emozioni. In quell'attimo di gelo e di pretto sconforto, con la sua virilità profanò il mio corpo. Com'è che vestito? Non immagino il dolore. Tutto quello che ho provato non fa rima con amore. Nessuna parola sarà mai sufficiente per descrivere il fronte di un dolore ormai latente. C'è anche chi ha insinuato che me la sia cercata. In fondo, cosa c'è di meglio che essere violentata? Funziona così, signor appuntato. Oltre al danno c'è la beffa. Io ormai ci ho rinunciato. Com'è rivestita? Forse lei non mi crede, posto dal dubbio che io sia qui in malafede. Ho radunato il mio coraggio, ho ritrovato il mio calvario per un pelo di giustizia al di là di un onorario. Lei non immagina quanto mi è costato venirle a raccontare tutto quello che ho passato. Forse denunciare sulla idiozia. Se lei me lo conferma, alzo i tacchi e vado via. E com'era vestita? Lei non si arrende, ma arrivata a questo punto ormai non mi sorprende. Sa, questa denuncia io la voglio fare per vendicare la mia vita. Non saprei dove altro andare, per cui appuntato mi faccia questa cortesia, accolga la mia supplica, non mi chieda di andare via. Com'è rivestita? Mi chiede nuovamente, ormai è giunta l'ora di andare.
sta arrivando altra gente. Lasci solo che le dica due parole. Signore, adesso dentro me batte anche un altro cuore. Grazie, grazie a Ilaria, a Roberto, che ha scritto per un pezzo straordinario e anche questo la Commissione ha davvero deciso, ecco perché abbiamo anche deciso di leggerla, perché è davvero un pezzo forte del merito e che andava davvero ascoltato e poi interpretato anche in questo modo da voi due, insomma, ci ha toccato il cuore. E Alessandro, tra l'altro Sandra, fatti vedere ancora, Sandra legge tutte le vostre poesie, tutti i vostri racconti e tutte le vostre lettere in italiano davanti alla commissione che poi esprime il parere, insomma il giudizio, quindi grazie anche per questo Sandra. Allora,